Arredamenti Fiaschi, via Carducci 160, Porto Ferraio. La provincia, qualcuno che lo faccia, Porto Ferraio, diventate d'accordo, perché mi sembra... La tassa di sbarco per ridare slancio alla promozione turistica? È finalmente una realtà la conclusione del percorso che ha portato il comune di Capoliveri ad essere capofila della gestione associata dei servizi di promozione turistica del territorio. E nell'assemblea annuale degli albergatori sono state anticipate le prime cifre che potranno andare a finanziare questa attività. Quest'anno abbiamo iniziato dal 15 di luglio, escludendo tutte le prenotazioni che erano state fatte prima, e ad oggi siamo a 346.000 euro di incasso. Pensiamo di arrivare a fine anno a 380.000 euro circa, e questi verranno subito, immediatamente investiti per la promozione da oggi per tutta la prima parte della stagione. Poi il prossimo anno, quando saremo a regime, quindi dalle prenotazioni che verranno fatte dal 1 di gennaio al 31 dicembre del 2014, avremo degli incassi di circa 800.000 euro, per cui potremo iniziare a spenderli subito, perché contabilmente dobbiamo spendere i soldi quando si incassano, ma sappiamo con lo storico che quelli che saranno i nostri incassi, per cui pensiamo che se spesi bene, se vengono fatta una promozione giusta, adeguata ai tempi di oggi, non più come venivano fatte tanti anni fa, pensiamo di poter dare uno sviluppo nuovo a quest'isola, recuperare quello che abbiamo perso nel tempo. Penso che il primo obiettivo importante è iniziare a fare la promozione di questo territorio, che poi la promozione avvenga utilizzando anche il bicentenario napoleonico, sicuramente sì. Abbiamo deciso di mettere 30, 40, 50 mila euro, verificheremo esattamente quanti, da subito, su questi 380 mila euro che incassiamo quest'anno. Però credo che la promozione debba essere fatta in maniera intelligente, telematica, attraverso internet, attraverso tutti i banner possibili e immaginabili da poter pubblicizzare l'Elbe, attraverso un sito web che sia degno di un territorio come il nostro, che finora non c'è stato, perché purtroppo dovremmo invertire la tendenza che il pubblico fa quando fa male. Noi vogliamo fare bene, bene da subito.